ciclo de lecturas en el marco del curso electivo de la maestría que se llama Análisis Histórico para la Enseñanza de las Ciencias. El curso está preparado para poder discutir con ustedes, que son quienes se han inscrito, las posibilidades que tiene la revisión de la historia de las ciencias para la enseñanza de las ciencias, las distintas maneras que nosotros hemos venido configurando en el grupo que conformamos con el profesor Francisco Malagón, la profesora y las profesoras María Mercedes Ayala, Liliana Tarazona y Marina Garzón, que en este momento no se encuentran con nosotros, pero que de pronto ahora llegue Liliana y Marina, tienen la intención de... nosotros siempre hemos pensado que la recurrencia a la historia de las ciencias o a los escritos de los científicos nos ayuda, nos sirve de apoyo para la comprensión de problemáticas, de temas, de preguntas en las ciencias. O sea, nosotros pensamos que cuando hacemos historia de las ciencias, aprendemos ciencias. Y esa ha sido como siempre la motivación que nosotros tenemos. En eso nos hemos encontrado muy bien con el profesor Marco Piccolino. Yo tuve noticias del trabajo de él hacia mediados de este año y a raíz de una conversación con el profesor Bertomeo, que él es historiador de la Universidad de Valencia. Estuvimos revisando los trabajos del profesor Piccolino en el área de la electricidad animal y ahora en estos días que hemos tenido la oportunidad de conversar un poco, encontramos que hay unas consonancias en la manera como vemos la historia de la ciencia. Lo hemos invitado durante estos tres días para que él comparta con nosotros la mirada que ha hecho de la electricidad animal y nos ha propuesto también la temática sobre la percepción en Galileo Galilei. Profesor Piccolino está centrado en la neurofisiología y desde allí ha estado trabajando en los textos originales de Galvani y de otros de los que nos va a estar hablando durante estos tres días. Muchas de las cosas que ustedes revisaron, que tuvieron la oportunidad de revisar en estos días, en el link que amablemente nos ofreció, pues ustedes encontraban siempre esa recurrencia a estos textos. Profesor Piccolino, muchísimas gracias. Él va a hablar en italiano, va a procurar meter algunas palabras en español y si se le enreda una en inglés, la base. él está más preocupado que nosotros porque nos entendamos. Yo creo que nos vamos a entender bien. Y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Es su primera ocasión en Sudamérica, por supuesto, entonces su primera ocasión en nuestro país. Y esperamos que su estancia, tanto académica como social, sea completamente de su agrado. Muchas gracias. Soy muy feliz de estar aquí por hablar de esos estudios históricos que me han apasionado por muchos años. Agradezco al rector de la universidad, la jefe del departamento, la profesora Yolanda Ladino, sobre todo la profesora Sandra Sandoval Osorio y el profesor Francisco Malangó por esta oportunidad. No puedo seguir hablando español. Lamento de esto, bien que el interés por la historia de la ciencia ha comenzado en mí, estudiando un gran científico español, Santiago Ramón y Cajal. Ora parlo italiano, parlo lentamente. Posso anche parlare inglese o francese, se volete,
se non comprendete, fermatemi. Capisco lo spagnolo scritto e un po' parlato, e quindi cerchiamo di realizzare questo esperanto ispano, italo, anglo, eccetera. Allora, io sono di formazione un neurofisiologo sperimentale. Ho iniziato tanti anni fa a fare esperimenti, experiencias sopra le cellule nervose della retina, negli anni 1980-90, gli anni del secolo scorso, lo studio elettrofisiologico della retina ha avuto un enorme sviluppo. Voi sapete che nella scienza moderna una scoperta, un articolo si legge per 3 mesi, un anno e poi non si legge più. Capite questo? Avete capito? Un articolo scientifico è leído per un anno, 2 anni, ma nunca più, nunca más. Ma los estudios de Santiago Ramón y Cajal, che aveva hecho a 1894, pubblicato come in francese La retine des vertébrés, era leído anche per i scientifici moderni. Questo stava perché gli studi di Cajal erano estremamente importanti. Avete capito? Ok. Cajal ha studiato la retina, soprattutto, e tutto il sistema nervoso, ma la retina in particolare, al ricordo di mia vita, scrivo: la retina è il más antico e más pervicaz de mi amor de laboratorio. La retina è stata sempre generosa conmigo. Amava molto la retina. E il suo studio era splendido, ma c'erano degli incomprensibili errori, c'erano delle faltas. Un grande scientifico può fare degli errori, errori capite, faltas, ma quelli di Cajal erano incomprensibili. Non è stato possibile che un grande scientifico come él a fare queste faltas. Per esempio, questo è il primo articolo che ho pubblicato in Storia della Scienza, a 1988, e la coperta della Trends in Neuroscience, queste sono le cellule della retina, un particolare tipo di cellule orizzontali, colorata per la metodica di Cajal, la metodica dell'argento, reducido. Argento è spagnolo, argento, silver, è la plata reducida di Cajal. Questa metodica colora dalla retina stanno differenti tipi di cellule orizzontali. Le cellule orizzontali sono
son questo tipo di cellula. Aquí con le cone, le conos e il bastoncello, bastone e le bastones. Aquí le cellule orizzontali sono le cellule bipolari. E qui le cellule amacrine e le cellule ganglionari. Ma queste sono le cellule orizzontali, e nella retina dei mammiferi, questo tipo di cellula con axon e tipo di cellula sin axon. La metoda dell'argento risorsito di Cal colora solo le cellule sin axon, senza, without axon. Cal applica questa metodica e dice che questa cellula ha l'axon. È completamente falso, è un errore. E dice che questa cellula indica questo come un axon, è falso. In più, un tipo di cellula con axon è questo tipo, che ha un corto assone, fibra, e questa fibra continua e nella parte, nella zona più interna, più esterna, dopo nella la via conos, cellula orizzontale, dal livello avanzato, continua questa e si espande, diviene più grande, más grande, e ha questa forma. Ma questa è la terminazione assonale di questa cellula. Ma con la tecnica, questa è la tecnica di Golgi, la plata, la tecnica di Golgi, la reazione nera, la reazione nigra, il metodo cromo-argentico. È molto difficile di colorare l'intera cellula, il corpo cellulare, los dendritas, la fibra e la terminazione in continuità. Cajal, sezione istologica, ve questa formazione che non ha un corpo cellulare, perché è la terminazione assonale. Ma per ello, l'idea di che están fibras sin axón, fibras deprivada de axón e conectada l'una all'altra, es imposible, porque esta è l'apparenza della teoria della red che secondo questa teoria il sistema nervoso è formato da fibre che si interconnectano e che non hanno relazione con le cellule. Scusate. E allora Cal dice che sta il nucleo cellulare. Questo è non solo falso, ma è impossibile. Le scientifiche che ancora usano il metodo di Golgi dicono che è possibile che in una formazione sta al nucleo
e por razón técnica es imposible de ver, no es posible lo opuesto, que no está un cuerpo celular y por razón técnica uno vede, va a ver, capito? People that are studying now with the same technique say that sometimes it may happen that you have you stain a cell with a nucleus, and for a technical reason you don't see the nucleus, but the opposite, that you stain a formation in which there is no nucleus and you see a nucleus, is impossible. So this is another error of Carl. And there are few other errors. So I was attracted by those errors because they are impossible that sono stato attratto per questa faltas è buono spagnolo, faltas errore di Carl, e ho iniziato a cercare di comprendere la razón de esta falta. El error de Cajal es de Cajal, ¿cierto? De Ramón. El error es De Ramón y Cajal. Y él separa la parte del núcleo. Y considera una célula diferente. El axón es una célula. Un'altra célula diferente. Ok. Esta es una falta menor. Ma dire che in questa formazione ha visto un corpo cellulare, questo è un errore mortale. Ah. Ok, non è possibile. John Maxon, e per lui era una cellula distinta, distinta dall'altra. Nel 1900 66, Bill Stell, un scientifico americano, ha riuscito a colorare interamente e avere la connessione. Ok? È stato comprensibile che diceva che questa era una cosa differente di questa, ma è stato non comprensibile che questa aveva un nucleo. Ok? Están otro errores. Todos los errores de Cajal tenían un senso. Cajal había ¿cómo? B. Cajal B. Observa. Haber al pasado. Haber. Ah, ya. Vio. Yo. Io ho l'idea che il sistema nervioso è formato per cellule che hanno una forma standard con dendritas, corpo cellulare, asson, il segnale nervioso va sempre in questa direzione, dendrita, corpo cellulare, axon, e la connessione è tra l'axon e le dendrita dell'altra cellula, e che le cellule sono separate, stanno separate una dell'altra e ha una connessione che anatomicamente sta in una piccola separazione, sta in non continuità. Questa è la teoria opposta alla teoria della RED. Cala è la teoria del neurone. Cellula separadas, flusso di segnale ben determinato e secondo una linea precisa. Ok?
le cellule della retina, le cellule orizzontali, apparissero come dal punto di vista morfologico esattamente l'opposito di che crea Carl. Le cellule si connettono l'una all'altra, formano specie di red. Io stavo facendo esperimenti, se ingetto un colorante in una di queste cellule, il colorante colora le altre cellule, l'altra cellula. Apparentemente come si le ha, hai una continuità. Questa è altra cosa, Carl non può accettare l'idea di una rete e fa esclusione sì. o inclusione. È dominato per un'idea che è molto importante. E stava corretto a dire che il sistema nervoso è fatto per delle cellule separate, che il flusso è preciso dentro il corpo cellulare a sole. Ma ci sono variazioni possibili e le cellule orizzontali sono differenti. Il flusso cellulare non è polarizzato, poi allarga in un modo o dell'altro. Una cellula può non comunicare l'azione con il corpo cellulare, può essere indipendente. E un corpo l'azione può essere in continuità con un'altra azione e non è questa continuità è anatomica ma non funzionale. Non hai passaggio di segnale di questo e questo. La natura è più mass fantasia delle teorie. Capite? Nature has more views than the hypothesis that we try to fix and understand it. This is exactly what Galileo was saying. La natura è molto più ampia delle idee dell'uomo. Ok? Avete capito il senso? Ok. Dell'errore rende possibile la comprensione, lo studio dell'errore rende possibile la comprensione del percorso dell'investigazione. I was looking for the error of Carl, but I loved Carl very much. So I've read all his work, and Carl was Carl è stato non solamente il più grande anatomico di tutti i tempi, ma è stato anche un grande scrittore. A un momento della sua vita, ha cercato, ha ensaiato di stare come il maestro della scienza per lo spagnolo. Gli spagnoli hanno buenos poetas, buenos scrittori, buenos ballerinos, sí. Ma non han buenos scientifici. Gli spagnoli devono cercare di creare dei buoni scienziati, scientifici. E ha scritto
Él ha escrito libros como Los tónicos de la voluntad, Los estímulos por la voluntad. Por estimular a los jóvenes a la ciencia. Y el su libro, Recuerdos de mi vida, es magnífico. Es un libro de es una autobiografía escrita con mucho sentimiento y molto letteraria. Y anche también non completamente, possibilmente non completamente vera, ma molto bella da leggere. Se avete l'occasione, questa è la mia copia personale, no, non è la mia copia personale, questa. Ho una copia personale. Allora, Carl era certamente un un personaggio molto cultivato, che amava la letteratura, la filosofia, e credeva che la scienza si può fare con la stessa fantasia e passione che la letteratura, la poesia, la musica, l'arte. E stava un buon artista della pintura e stava un grande fotografo. Ed è stato un disegnatore ammirabile. Il disegno delle cellule del sistema nervoso sono magnifico, è splendido. Ora vi leggo, voglio leggere un passaggio di Cahal, in francese. Scusate, mi disculpo, perché apparece nell'edizione francese della Istologia del sistema nervoso di Cahal. Non nell'edizione spagnola. Cahal l'ha aggiunto nella traduzione francese del 1912 e ho cercato edizione spagnola posteriore. Il passaggio è la descrizione del metodo della cromargentico di Golgi, che la conoscenza di questo metodo è stata fondamentale per Cahal. Golgi e Cahal hanno avuto il premio Nobel 1906, tutti e due, todos insieme. Cahal era molto più grande scientifico di Golgi. Golgi è italiano, ma Cahal era molto più grande. È famoso nella storia della scienza che Golgi, nella sua lettura Nobel, attacca Cahal. È famoso. Allora, la descrizione di come il metodo di Golgi è una scoperta straordinaria che ha permesso a 1850, 60, 70, molte persone cercavano di colorare le cellule nervose, ma i metodi normali, ematosilina e sina, coloravano in un modo molto imperfetto, non coloravano le fibre. Era impossibile tracciare la direzione del flusso nervoso. Il metodo di Golgi, per ragione incomprensibile, colora poche cellule e in generale completamente. E dunque, uno va a vedere le cellule in trasparenza su un tessuto trasparente. Allora, immagina in maniera poetica, immagina come Golgi
per caso, per azar, che ha descoperto il suo metodo. Allora, io vi leggo in francese, e vedete che, anche se non comprendete il francese, è una scrittura letteraria musicale. Un morceau de tissu nerveux traîné depuis quelques jours, durcissant dans le liquide de Müller pour mélanger de l'acide osmique. Un pezzo di tessuto nervoso è stato di qualche dias a indurcir dal liquide de Müller. Se qualcuno traduce meglio. Allora, io leggo. Allora, io parlo in francese e lei traduce? Ok. Okay. Distrazione, allora, io leggo tutto e poi traduce. Distrazione d'histologiste o curiosité de savant. Les voilà immergés dans un vin de nitrate d'argent. Les aiguilles rutilant aux reflets chatoyants d'or attirent bientôt l'attention. On les sectionne, on déshydrate, se coupe. On les éclaircit, on les regarde. Spectacle inattendu. Sur un fond jaune d'une stratosité parfaite, apparaissent clairsemés des filaments noirs, lisses et minces, ou épineux et épais, des corps noirs, triangulaires, étoilés et fusiformes. On dirait des dessins à l'encre de Chine sur un papier transparent du Japon. Lei, abitué aux inextricables acides, coupe au carmen ou la matocyline, où l'esprit s'efforce en des prodiges de critiques et d'interprétations toujours en suspens et déconcertés. Ici, tout est simple, clair, sans confusion. Il n'y a plus à interpréter, il n'y a qu'à voir et à constater cette cellule aux multiples branches, rameuses, couvertes de givre, embrassant de leur ondulation un espace étonnamment grand. Cette fibre lisse est égale, qui naît de la cellule s'en éloigne à des distances énormes, et tout d'un coup s'épanouit en une gerbe innombrable, fibre bourgeonnante, ses corpuscules confinés à la face d'un ventricule. Lui l'envoie une tige, se ramifie jusqu'à la surface de l'organe. D'autres cellules étoilées, comme des comatules ou des phalangites. Émerveillées, l'œil ne peut se détacher de cette contemplation. La rêve technique est la réalité. L'impression métallique a fait cette dissection fine inespérée. C'est la méthode de Golgi. Simplement, il dit, je fais la... Comprendre que c'est écrit de forme poétique, il y a des nervios, par exemple, un corps histologique est curieux et voilà, apparaît ou émerge en un bain de nitrate de plata, lucinantes, comme reflejos estrellados, et le causa mucha tensión. Se selecciona. Es difícil. Sobre el fondo hay una translucidez perfecta, aparentemente clara, de filamentos negros y luego los cuerpos negros, triangulares, estrellados, fusiformes. Sería que se dibujan en condición sobre el papel transparente del jabón. El aceite habitual, en este caso... La sí será entrelazamiento. ¿Se entrelazan? Significa una ramificación confusa. De los cuerpos... De la coupe, de la sesión. Y hematoxilina. Hematoxilina. Donde el espíritu se esfuerza por try to make to understand but does not succeed. With this method anything is simple. You can look look this beautiful thing and understand what is the configuration. Igual está escrito muy bonito. No hay nada más que contrastar una célula, sus múltiples ramificaciones y sus ondulaciones en un espacio grande. Estas fibras, igual que nacieron de la célula,
son enlongadas, son a distancias enormes y todo un... provisamente. Ramificación. Innombrables fibras o innumerables fibras bourgeonantes. Bourgeonante es como un árbol con muchas... Que son corpúsculos confinados a la fase de un ventrículo, donde una ramificación de la superficie del órgano y de otras células estrelladas, como comátules son de insectos, some insectos, degli insetti. Le comatole e falangite sono degli insetti molto forma complicata. E voilà, la tecnica è una realtà di impressione metallica. Ha fatto questa dissezione, un finale inesperato. Precisa, molto precisa e inesperata. Una disección precisa e inesperada. Ese es el método de Golgi. Aquí hay grande capacidad de escribir, pasión en esta. Porque Karl cree que la ciencia es a la misma capacidad de pasión. di appassionare, che la musica, la letteratura, la poesia. E ora andiamo al soggetto di questa lettura. La lettura è sulle pesce elettricos. Están tres tipos de peces capaces de dar una descarga eléctrica muy fuerte. Son la torpilla, ¿vos dices torpilla? Torpedo, la torpedo, la anguilla eléctrica y el pesce gatto eléctrico dell'Africa. Questo è pesce di questa zona, solamente nel Sud America, nella Guyana, nel Venezuela, probabilmente nella Colombia, fino al Brasile è possibile, non in altro luogo. Questo pesce è solamente in Africa, nel fiume, Riviera e laghi dell'Africa. Questo è un pesce di mare universale. Questo è pesce cartilagineo, più simile a pesce cane. In queste zone, da 1801 a 1805 è venuto un grande, non scientifico, un savant universale che si appellava Alexander von Humboldt, che era un grande scrittore. Lui ha anche un personaggio che non credeva alla divisione della cultura scientifica e della cultura letteraria. Era un grande scrittore. Allora, e cercava, cercare in spagnolo? Cercare qualcosa, cerco un amico, cerco una persona. Buscava. Este anguillas ha avuto difficoltà enormi e finalmente nella
zona del Venezuela, vicino Caracas, a Calabozo, dalle Llanos, ha potuto avere le anguille. Ma la prima FES che ha demandato le anguille, los nativos han portato des anguilles che erano quasi morte, quasi. E la ragione stava che per pescare queste anguille, los nativos ponevano nell'acqua il barbasco, estratti di barbasco, una pianta un poco velenosa che faceva le anguille, le prendevano facilmente, le buscavano facilmente, ma poi non erano vitali. Allora domanda di avere, chiede di avere anguille più vivane. E allora los nativos usano un metodo particolare. Prendono dei cavalli selvaggi, naturali della savana e li spingono nel lago, ok? E i cavalli irritano le anguille attaccano i cavalli. C'è una lotta terribile, le anguille perdono la forza elettrica in parte e poi possono catturarle. La descrizione di questa lotta è epica e la chiedo chi è che viene a leggere, Sandra o Francisco, chi viene a leggere? Chi sa leggere bene lo spagnolo, che ha una bella voce? Io non posso, ecco, questo è Alexander von Humboldt, questa è una delle rappresentazioni, ci sono moltissime rappresentazioni di questa luce a cavallos e anguillas. Questo è un disegno di von Humboldt della sezione dell'anguilla e questa non è un'anguilla fortemente elettrica, questa è una veritabile anguilla elettrica. Allora, prego, qualcuno che legge. Chi legge per tutti? Iban a pescar con caballos. Pronto vimos a nuestros guías volver de la sabana, donde habían hecho una batida de caballos y de mulas cerriles. Los indios trajeron unos 30 que fueron obligados a entrar en el charco. El ruido extraordinario producido por el pataleo de los caballos hacen salir del limo a los peces y los excita al combate. Estas anguilas amarillentas y lívidas, parecidas a grandes serpientes acuáticas, nadan en la superficie del agua y se refugian bajo el vientre de los caballos y mulas. Los indios, provistos de arpones y de cañas largas y delgadas, rodean estrechamente el charco, subiéndose algunos de ellos a los árboles, cuyos brazos se extienden, algunos de ellos horizontales, por encima del agua. Con sus gritos salvajes y sus prolongadas perchas impiden que se escapen los caballos llegando a la orilla de la charca. Aturdidas las anguilas con el ruido, se defienden por miedo. Por medio de reiteradas descargas de sus baterías eléctricas y por largo tiempo aparentan ganarse el triunfo. Sucumben varios caballos a la violencia de los invisibles golpes recibidos aquí y allá en los órganos más esenciales para la vida. Y embobados por la fuerza y la frecuencia de las conmociones desaparecen bajo el agua. Continúa. Una signorina. Una señorita ahora. Señorita, jade ante otros los crines erizadas, extraviados los ojos que manifiesta su angustia. Se enderezan y tratan de huir de la tempestad que les sorprende. Los rechazan los indios hasta el medio del agua, pero un cierto número, con todo, logra engañar a la activa vigilancia de los pescadores y se les ve ganar la ribera, tropezar a cada paso y tenderse en la arena. Transidos de fatiga y adormecidos sus miembros por las conmociones eléctricas de los hipnotus. En menos de 5 minutos, dos caballos se habían ahogado, estrechándose en la anguila, que tiene 5 pies de largo. Contra el vientre de los caballos, lanza por toda la superficie de su órgano eléctrico una descarga que ataca a un mismo tiempo el corazón, las vísceras y el plexo celíaco en los nervios abdominales. Los caballos no son matados, sino aturdidos.
se ahogan por estar en imposibilidad de levantarse a consecuencia de la prolongada lucha con los otros caballos y los guinados. El apellido de la milanética a este tiempo. No dudábamos que la pesca acabaría con la muerte masiva de los animales en ella empleados, pero poco a poco disminuyó la impetuosidad de aquel desigual combate con la dispersión de los hipnotus fatigados. Necesitan ellos un largo reposo y una alimentación abundante para reparar la fuerza galvánica perdida. Ok. Este pasaje muestra evidentemente la capacità di scrittura di von Humboldt, che ha scritto molti libri, volumi dedicati scientifico, ma con questa grande passione, questa grande visione letteraria, eccetera, eccetera. Ok, ora andiamo al tema, andiamo veritablemente al tema di questa lettura. Il tema di questa lettura è le peces elettricos. Io sono arrivato a peces elettricos. Fuori un cammino in arriva, indietro, backward. Logically, the research on electric, le investigazioni sulle pesce elettriche sono anteriori alle esperienze di Galvani sull'elettricità dalle ranas e altri animali normali. Io ho cominciato per Galvani e ho scoperto l'importanza delle investigazioni precedenti sulle pesce elettriche per gli studi di Galvani. Ranas saltellanti, jumping frogs to the torpedo, temi del torpedo, spiegherò ora. Allora, in 2003 ho scritto il mio primo libro grosso, grande, di storia della scienza, Rane, torpedini e scintille, ranas, torpedos e chispas. Come vedete, sono insieme le rane, animali normali, e le torpedini, pesce molto singolari, e scintille, le chispas, sono una espressione dell'elettricità. Questo libro è stato traduito 10 anni dopo, in inglese, è pubblicato per Oxford University Press. Nel centro, è stata una delle ragioni che connette Galvani alle pesce elettriche. Alla derecha è Galvani, alla schierda è Galvani, alla derecha è John Walsh. John Walsh è stato un gentleman inglese che ha dimostrato per la prima volta invece la natura elettrica della discharge di pesce elettrico. Ha studiato la torpedo e ha studiato anche l'anguilla elettrica. E questa è la pubblicazione, la traduzione italiana, traduzione italiana della pubblicazione dell'esperimento, dell'esperienza
que ha permitido a John Walsh de producir una chispa de la discharge de la anguila eléctrica. L'esperimento è stato fatto, ecco, hecho, 1776 e uno o due anni dopo è stato traducito in italiano. E Galvani nella sua biblioteca personale aveva questa pubblicazione. Dunque Galvani alla fine dello años 70 sa che la discharge dei pezzi elettrici è veritablemente elettrica. Questa è per Galvani un importante stimolo a investigare la possibilità che non solamente lo pezzi elettrici, ma anche gli animali normali con l'elettricità nel loro corpo. Ok? Compreso? Ok. Allora, la ragione per la quale ho cominciato questi studi è si posso dire così, è epistemologica. Ci sono molte cose che noi pensiamo, che noi crediamo, diciamo, per una specie di inerzia mentale. Creiamo, diciamo, delle cose senza critica e continuiamo a dirle per moltissimo anno. Per esempio, quando io stavo al collegio, il capitolo sull'elettricità iniziava con la descrizione delle esperienze di Galvani con la rana, il fulmine, il relampado, o la rana col balcone, e diceva che Galvani, sulla base di questa esperienza, aveva immaginato la presenza di una elettricità nel corpo dell'animale. Ma dopo, in spagnolo dopo come si dice? Después. Volta aveva ripetuto l'esperienza del Galvani e aveva dimostrato che l'elettricità non è nel corpo dell'animale, ma è generata dal metallo e aveva inventato la pila e la pila in qualche modo era la dimostrazione che non stava elettricità dal corpo dell'animale. Tutti i giorni io registravo l'elettricità dalle cellule della retina e mi dicevo, come è possibile dire che Volta ha dimostrato che non è stata elettricità dal nostro organismo? Noi siamo delle macchine elettriche, perché ognuna cellula, qualunque cellula dell'organismo ha un decimo di volt di potenziale. Nel nostro organismo sta a 10 alla 27 cellule. Dunque 10 alla 26, sì, mettiamo insieme, 10 alla 26 volt. Possiamo producire un'esplosione elettrica universale. Allora, come è possibile? È possibile perché all'epoca, Volta, aveva apparito che la costruzione della pila stava una dimostrazione della verità dell'idea di Volta,
que el metallo es diferente, produce electricidad. E esta idea era stata, ok, è vera, ma non stava la dimostrazione che los animales normales sono incapables di produrre elettricità. E ho voluto studiare come si è formata questa idea. Se io domando a un professore di fisica, scusa Francisco, se io domando a un professore di fisica se c'è elettricità nel corpo animale, ha qualche difficoltà, poi dice forse sì, può essere, e al massimo dice che nel nervo l'elettricità corre come in un cable, lo che è completamente falso. E allora ho cominciato a studiare e pur in un caso singolare, all'epoca la famiglia era venuta a abitare a Ferrara, nosotros avevamo l'abitazione a Pisa, la famiglia aveva mudato a Ferrara e ma moglier era divenuta professora al liceo di Ferrara, ha incontrato una signora cui figlio si chiamava Marco Bresadola, e stavano a cena, dinner, come si dice la cena in spagnolo? La comida della sera. La comida quando? Della sera, della tarde. La cena. La cena, ok. Stava a cena e hanno parlato, cosa fa tuo marito? Mio marito si interessa a Galvani. Cosa fa tuo figlio? Mio figlio si interessa a Galvani. Allora, lui era un filosofo, io ero un scientifico. E è stata una collaborazione all'inizio abbastanza difficile, ma poi è stata molto buona. E io ho imparato a divenire uno storico e lui un po' scienziato. La cosa bella è che ho fatto delle scoperte in campo storico. Sono stato il primo a trovare, non il primo, sì, il primo studioso a scoprire il manoscritto in cui John Walsh aveva annotato tutti gli esperimenti che gli avevano permesso di dimostrare la natura elettrica della discharge della torpedia. Questa è una scoperta incredibile, è come la lettera rubata di Edgar Allan Poe. È difficile trovare le cose che sono davanti agli occhi, è difficile buscare le cose che sono in fronte di noi. Le cose nascoste sono facili da trovare, le cose. Allora, questo è un grosso manoscritto, 250 cartas, e sta alla biblioteca della Royal Society inglese, dell'Accademia delle Scienze inglese, e è come John Walsh stava un membro di questa accademia, era naturale che uno doveva buscarlo, cercare di buscarlo in questo luogo. Ma io avevo scritto una lettera all'archivista, l'archivista ha risposto: no, noi abbiamo solamente il certificato di elezione alla Royal Society di John Walsh, niente, non altra cosa. Ma avendo scritto il libro su Galvani, stando a scrivere il libro su Galvani, ero stato a Londra e aveva deciso di andare agli AR personalmente alla biblioteca della Royal Society. Ho preso il catalogo, John Walsh, Experiment on the Torpedo Electric Array at La Rochelle in the Olile de Ré, in giugno-giulio
1772. This wonderful text. John Walsh ha scritto solo due articoli e non aveva altra notizia della sua attività, ma questo stava meraviglioso. Allora, ho scritto questo libro basato su questo manoscritto. Il titolo è The Taming of the Rey. In spagnolo, domar, si dice domare un cavallo? Come dire, domando la torpedo, the electric rain, che è un gioco su The Taming of the Shrew, il libro di Shakespeare, la commedia di Shakespeare, perché la torpedine è un animale assai singolare come una mujer cattiva. Allora, perché ho scritto così? Perché in una parte di questo manoscritto, quando Walsh ha dimostrato l'idea che ha dimostrato la natura elettrica dell'animale, pone un'annotazione alluding to Claudian epithet indomit, pone un'annotazione che è je l'ai dompté in francese. Io l'ho domata, ho domato la torpedine. Alludo alluding to the epithet of Claudian. Claudian è un poeta latino, l'epithet indomitam, non domata, applicato alla capacità. La capacità della torpedo. Quis non indomita mire torpede ne Marte audit. Chi non ha intendito parlare della meravigliosa arte della indomata torpedine? Avete capito? Il giorno che la dia che Walsh fa la sua scoperta, dimostra la natura elettrica della l'estardia della torpedine, considera come si ha domato una forza della natura. E... Professor Marco. Sì. Marcela. Buenas tardes, Marcela. Muchas gracias por venir. Un gusto. Marcela nos va a ayudar un poco con... la interpretación del italiano al español. Okay, okay. Italiano. Okay, okay. Allora parlo italiano? Sí. Oh, così. No sé si puedes hacerle para ponerla también en el contexto un resumen. Riassume ogni tanto. Un resumen de lo que llevamos. Allora, lei fa il riassunto, dopo o fa il riassunto ogni... Prima il contesto, poi io capisce. Ok, quindi parlo lentamente, lei traduce? Ok. Allora, italiano, eh? Allora, questa è la pagina... questo manoscritto è stato scritto dal segretario di Walsh. Walsh era un ricchissimo signore gentleman inglese. Viaggiava col nipote e col segretario che si chiamava Davis. È tutto scritto in bella scrittura, ma qui c'è scritto Je l'ai dompté. Dompté è scritto in un cattivo francese. Sarebbe je l'ai dompté, l'ho domata, e questa è la frase che ho detto prima. Alludo all'epiteto indomita applicato all'arte, alla capacità della torpedine, dal poeta latino Claudiano. Chi non ha sentito parlare dell'arte indomita della meravigliosa torpedine? Vuole tradurre? Oppure andiamo avanti.
Torpedine è il pesce, no, la il pesce elettrico. Ecco, vi mostro una torpedine cattiva. Eccola qui. Questa è una torpedine cattiva. Una bella immagine. Allora, vuole tradurre o avete capito? Primero, ¿cuál es el contexto? O sea, que estamos hablando de un libro del autor. Él es el profesor Marco Piccolino. Él nos está haciendo un recuento de sus trabajos sobre los estudios de las historias de las ciencias desde el caso de Galvani y de Volta. Entonces, él ha hecho una recopilación histórica de todo lo que ha sido los trabajos de Luigi Galvani y de Alessandro Volta. Entonces, Luigi Galvani lo que hizo fue trabajar o suponer que todo tejido muscular y animal podría tener un cierto impulso eléctrico conectado a una carga eléctrica, por ejemplo, como un relámpago. Y lo que hizo Alessandro Volta fue retomar un poco la idea, pero él finalmente fabricó fue la pila voltaica. Entonces, él lo que hace es un recuento histórico de los trabajos de estos dos científicos y eso es el seminario. Y en este caso ahí está hablando de unas cartas que está escribiendo Galvani a Walsh, que era un científico de la Real Sociedad de Ciencias de Londres, en donde pues están intercambiando pues información sobre los ejercicios que hacían y de los resultados que encontraban acerca de los peces eléctricos, en este caso el pez torpedo. Avete capito benissimo. Una sola cosa per lei. John Walsh non era uno scientifico, era un gentleman, un signore che amava la scienza. All'epoca era affezionato, era una scienza per divertimento. Era ricchissimo perché era nato in India e aveva partecipato alla conquista del Bengala e aveva ricevuto una quantità di oro enorme, ho calcolato non so quanti milioni di sterline nel calcolo, era tornato in Inghilterra, era diventato membro della Royal Society, era diventato membro del Parlamento inglese, aveva comprato proprietà, aveva amato molte donne. E però era un appassionato di scienza. Vi dirò perché ha cominciato a studiare la torpedine. Era una scommessa, come si dice una scommessa, a challenge, una scommessa in spagnolo. Il viaggio intorno al mondo in 80 giorni, Giulio Verne, e l'inglese fa la scommessa che farà il viaggio in 80 giorni. Come si dice scommettere? Scommettere in spagnolo. Scommettere. No, scommettere, no, giocare quando scommetto. Come la finanziazione? No, scusate. Apuesta, fare l'apuesta, fare la scommessa, l'apuesta. Una apuesta. Qualcuno ha detto una cosa, qualcuno ha detto un'altra, ha detto. Io voglio fare questa, voglio dimostrare. Okay. Non vi faccio leggere la poesia di Claudiano, un poeta del IV secolo, che parla della torpedine come di un mostro degli abissi, che divora i pesci, che gli altri pesci, che si nasconde e poi di colpo divora gli altri pesci, e poi anche se il pescatore la prende con l'amo, con la lenza, il pescatore non può essere contento perché avrà una scossa, che lo farà cadere e correrà via impaurito. E parla di un veleno della torpedine, un veleno gelido, un veleno frio, frigore arcano, vedete? Arcano frigore.
ma non andiamo oltre, se no qui saranno non 4-3 lezioni di 4 ore, ma 40 lezioni di 40 ore saranno necessarie. Ok, questa è la traduzione in italiano, ma la cosa bella è che quella lì sotto è una torpedine che io, come un perro, portavo al mare, avevo comprato viva e la tenevo nella mia casa, e quando volevo farla divertire la portavo al mare. L'ho portata al mare tutta contenta, poi la prendevo. Le torpedine si trovano in Spagna, pescatori le trovano molto, solo che non le mangia più nessuno, quindi non le vendono di solito. Ok. Ora, entro veramente ancora di più nella lezione e parlo soprattutto di questo, e parlo di questo libro. Questo libro è stato per me, avevo già scritto un altro libro prima, quello Rane, Torpedine e Scintille, ma questo libro è stata la mia trasformazione in uno storico vero. Ho avuto la possibilità di andare in varie biblioteche del mondo e ho passato molto tempo a Parigi, alla Biblioteca Nazionale, sono stato in America, in varie biblioteche italiane e in altri luoghi del mondo. E questo libro è nato perché un collega americano, Stanley Finger, aveva letto il mio libro su John Walsh e aveva detto: scriviamo un libro più ampio sui pesci elettrici. Può tradurre? Oppure avete capito? Stanley Finger, dell'Università di Washington, Washington University di St. Louis. In America, soprattutto a Minneapolis. Sì. E ho trabajato enormemente alle 3 della mañana, un periodo bellissimo, terribile ma bellissimo. Allora, faccio delle considerazioni filosofiche su questo libro. Questo libro è una storia della cultura occidentale attraverso il filo ideale dei pesci elettrici. Qui è una ricostruzione in qualche modo totale della storia. Uno può scrivere la storia del mondo considerando le lotte sociali, può scrivere considerando l'emigrazione dei popoli, tante cose. Questo si può scrivere anche un libro sulla storia del mondo e della cultura considerando i pesci elettrici. Sembra un assurdo, ma è così. Può tradurre, avete capito? Pesce. Ok. Allora, ovviamente, naturalmente, scrivere un libro in cui si parla dei geroglifici egiziani, dei testi arabi, di scienza, di filologia, di filosofia, di magia, è difficile poterlo fare da solo, anche studiando tanto. Quindi mi hanno aiutato molte persone, alcuni veramente straordinari, come un grandissimo egittologo italiano, Sergio Donatoni, come un bravissimo studioso di arabo italiano. Una delle più grandi gioie è stato quando, studiando un testo arabo, aiutate da questa persona, Ivan Garofalo, che è uno studioso di greco, latino e arabo, c'era stato il problema dell'interpretazione di una parola araba. Il mio amico Finger ha chiesto al collega all'Università di St. Louis, che era un arabo, e lui ha dato un'interpretazione. Ivan ha detto no, è sbagliata, e dopo un po' di giorni il collega arabo ha detto aveva ragione, avete ragione voi. Cioè,
perché lui, l'altro conosceva l'arabo anche moderno, ma lui conosceva moltissimo la storia della lingua, e l'arabo antico è molto complicato. Può tradurre? Se non hanno capito. Está hablando de Iván Garofalo, que es un estudioso de las lenguas antiguas latín y griego, y que, pues, al ser estudioso, pues, tiene muchísimo conocimiento sobre ello. Y fue el que, uno de los que más le ayudó en el trabajo, en este trabajo. Ora le altre due cose che leggo, che dico, sono veramente, dovete considerarle come lo stonicos della volontà di Kant. E allora, in questo libro, tutto quello che ho imparato nella mia vita, anche quello che sembrava inutile aver imparato, è diventato utile. Io ho passato un anno a Tokyo a lavorare, ho imparato un pochissimo di giapponese, ma anche quello è stato utile. E per scrivere questo libro ho studiato il greco, un poco lo spagnolo, il portoghese, l'olandese. Ho provato addirittura a studiare il Ghez e il Tigrinya, le lingue dell'Etiopia. Cioè, ogni cosa che trovavo non mi fermavo. Non è che riuscivo, però ho studiato tutto, ho cercato. Quindi ricordatevi che se voi studiate anche delle cose che sembrano non utili, un giorno potrebbero diventare utili. E questa è una cosa importantissima. Hablo che per attendere che finalmente algunas cosas que uno considera non utili in algún momento lo van a hacer por pequeñas que sean. Entonces está diciendo che justamente aprendí un poco de japonés quando estuve in Tokyo e así varias lenguas. L'altra cosa è che quando uno scrive un libro come questo, globale, si rende conto che la differenza tra le due culture, la cultura scientifico-umanistica e la cultura scientifica e quella umanistico-letteraria, non è una cosa importante. C'è la cultura totale che uno deve aver presente. Credo che abbiate capito, no? Poi l'altra cosa, questo, appunto, come ho già detto, questo libro, qualunque via si apriva, la percorrevo, cercavo di percorrerla fino in fondo. Sembra come Borges, che uno il sentiero, segue tutti i sentieri possibili. Poi, scrivendo questo libro, mi sono reso conto che, già lo sapevo, che l'entusiasmo della scoperta non avviene solo nella scienza sperimentale, ma anche nella scienza, nella ricerca storica. La scoperta del manoscritto, il giorno che ho scoperto il manoscritto alla Royal Society di Londra, è come se avessi fatto una scoperta scientifica. E l'ultima conclusione è questa: scrivendo un libro così, una fatica enorme, ma un grandissimo divertimento, forse soprattutto dopo che uno ha finito di scrivere. Può riassumere, non è molto importante, ma si può riassumere. L'ultima conclusione che sta dando è che l'entusiasmo del descubrimento non solamente pertenece alla scienza, también pertenece justamente alla parte della umanità, o sea, delle umane también. Y eso, bueno, più es ser di anche, esto también se puede describir con mucha fuerza de la historia, con mucho contenido de la historia, de descubrimientos más científicos también tienen que ser humanos e históricos. Ok, andiamo ancora avanti. Allora, qui faccio soltanto vedere. Il mondo occidentale conosceva due tipi di pesci elettrici, la torpedine e il pesce gatto elettrico del Nilo. Il pesce gatto elettrico del Nilo è simile agli altri pesci gatto, ma ha la coda senza... è questo? Non c'è nessuna pinna sulla parte dorsale della coda. Ha la coda liscia. Allora, queste sono rappresentazioni con il pesce gatto elettrico in bassorilievi egiziani, vedete, del terzo millennio avanti Cristo. Ci sono queste rappresentazioni, probabilmente veniva rappresentato, oltre che in queste rappresentazioni,
c'è una rappresentazione di quello che sembra un geroglifico che rappresenta un pesce gatto elettrico in questo oggetto che è la palette del faraone Narmer, siamo 3200 avanti Cristo. Probabilmente il pesce elettrico era simbolo di potere, perché questa scossa, immaginatevi, prima che si sappia nulla dell'elettricità, toccare un pesce, cadere a terra, subire questa scossa, era qualcosa di incomprensibile e di magico. Quindi probabilmente il faraone lo usava come simbolo della sua potenza. Comunque era conosciuto dal mondo egiziano. Non vado avanti sulla storia. Oltre che nel mondo egiziano vero, allora, una delle tante scoperte che ho fatto, diciamo, io sono appunto professore di fisiologia, laureato in medicina, è la scoperta, diciamo, degli apocrifi nella storia della cultura. Ci sono i cosiddetti testi ermetici, i testi magici che sarebbero stati scritti da Ermete Trismegisto e altri testi della cultura magico-ermetica, che vengono attribuiti a dei personaggi come Ermete, divinità, personaggi dell'antico Egitto come questo Oro Apollo, eccetera. Sono in realtà testi falsi, insomma apocrifi, e molti sono i testi apocrifi nella storia della cultura, che sono stati creati soprattutto nella fase di crisi del mondo classico, quando davanti al prevalere della cristianità, la cultura antica tentava di riemergere con forme diverse di tipo magico. Comunque non vado troppo avanti su questo perché sarebbe troppo complicato. E comincio dalla scienza occidentale. Allora, vi faccio brevemente le conoscenze che si hanno della torpedine nella scienza greca e romana. Ci sono, Ippocrate parla della torpedine, ma non menziona, i testi ippocratici non menzionano la capacità della torpedine di dare la scossa. Può tradurre? Questo, sì, basta che tradurre. No, oppure dire semplicemente, ok, sì, traduce, traduca, sì. La carne del torpedine es comida delicada en cuanto es un pez, con movimientos lentos resulta útil para diversas condiciones. La tisi es la consunción. Tisis. ¿Problemas de la digestión? También para enfermedades ginecológicas. Para nosotros es el corpus hippocraticum. Sí. Alcuna referenza alla possibilità terapeutica della discharge della torpedine? Il corpus ippocratico è un testo. Sì, è un insieme di un insieme di testi. Dunque, dai testi ippocratici non sappiamo, leggendo i testi ippocratici non sappiamo che la torpedine ha questa proprietà straordinaria. Ma lo sapeva bene Platone. Nei dialoghi di Platone, in un dialogo che si chiama Menone, c'è questo brano, è un po' italiano antico, non so se... No, allora dico io. Allora, Menone, allora, Socrate fa i suoi ragionamenti. Se avete letto dei dialoghi di Platone con Socrate, i ragionamenti di Socrate sono di una forza dialettica, retorica terribile. A un certo punto Menone, il personaggio principale di questo dialogo, dice: Socrate, prima di conoscerti, sapevo che tu facevi dei ragionamenti, ma l'effetto di un ragionamento che confonde la testa
e come l'effetto della carica della terra. Questo è un testo, avete capito? Sì, la confusione che generava sobre questo si hacía la comparación de cómo la persona cuando tocaba el pez podía atormentarse. Eso es la misma cosa de comparar cómo un Sócrates podía confundir y atormentar a la, digamos, que atontar a la gente con sus cosas, y así mismo hace el pez cuando toca a alguien, o sea, cuando le preocupa. Qui è interessante perché c'è torpedine in greco si dice narche, da cui narcotico, narcos. C'è narche talattia, torpedine di mano. Perché i greci chiamavano torpedine sia la torpedine di mare sia il pesce gatto del Nilo, narche. Qualche volta dicevano narche talattia, la torpedine di mare, e nacche potamia, la torpedine di fiume. Ma molte volte non lo dicevano. Gli latini chiamavano torpedo le due, e gli arabi chiamavano rahat le due. Solo alcune volte si capisce, si assume che sia sempre la torpedine di mare, perché è molto più comune, ma poche volte si capisce esattamente la differenza, perché il termine è lo stesso. Quello che vi dico è che torpore, esiste in spagnolo torpore, no? Torpidire qualcosa, esistono parole? L'addormentarsi, intorpidire, esiste parole come? No, tormento no, torpescer, sì, torpescer. Allora, il nome del pesce viene dall'effetto, non il contrario. Cioè non è che la torpedine ha creato il nome, il termine torpescer, è dal torpescer che è venuto il nome per la torpedine. Allora, Aristotele e i suoi seguaci sono degli importanti studiosi della natura, zoologi. E Aristotele parla della torpedine e dei suoi effetti. Aristotele è l'allievo di Platone, e inserisce il discorso sulla torpedine in una visione, Aristotele ha una visione finalistica del mondo, quasi provvidenziale, dice la torpedine è un altro pesce, la rana pestratrix, non so come si dice in spagnolo, è un pesce come la torpedine piatto, che non nuota molto velocemente, ma ha cattura gli altri pesci perché ha come un filo che può muovere, gli altri pesci si avvicinano pensando che ci sia un pesciolino e lei se li mangia. E quindi dice la natura ha dotato la torpedine e la rana pescatrice di due stratagemmi, di due trucchi, di due che gli permettono di sopravvivere. Loro che sono pesci lenti, che sarebbero facilmente, avrebbero poca facilità a catturare altri pesci. Quindi l'idea della natura dota l'uomo, gli animali, dei mezzi della propria sopravvivenza. E nel caso della torpedine è questa straordinaria capacità di intorpidire, nel caso della rana pescatrice, questa è una cosa singolare, non so se avete visto questo pesce, è come se un pesce pescatore che ha come se la lente può tradurre o avete capito? Io? La che sta dicendo è che la naturaleza così come lo sono lo dotò per sopravvivere, in questo caso il pesce però anche, entonces che una di sus, digamos, de una de sus cualidades es ser lento en sus movimientos, además que es delgado. Sì, lo fa anche muovere, sì. Non so se sono connessi a internet, ma... La naturaleza lo dotò con la capacità di atturdir, giustamente che lo dotò. Pues por más de que sea un pez débil, un pez lento, puede sobrevivir en el mundo natural. Cercate questa parola, rana pescatrix.
La rana, rana pescatrix, rana pescatrice, rana pescatrix. E guardate, c'ha questo, vedete che c'ha questo filo. È come... Ecco, ecco, vedete, vedete, sopra... Sì, rana pescatrice. Okay. E la cosiddetta sollerzia animalium, la capacità degli animali. Allora, ora non vado troppo avanti, queste sono descrizioni di come fa la torpedine a uccidere gli altri pesci. Allora, purtroppo molti trattati antichi sono stati perduti e comunque nel mio studio ho scoperto uno straordinario testo che si chiama I Deipnosofisti, vuol dire i filosofi a banchetto, scritto da Ateneo di Naucrati, uno studioso alessandrino del periodo ellenistico, mi pare terzo secolo dopo Cristo. Ateneo di Naucrati scrive un libro in cui immagina che dei filosofi, degli uomini di cultura, si riuniscono a banchetto. Sapete, il banchetto, il simposio, erano occasioni culturali nel mondo antico. E ognuno deve portare un libro. Allora, uno di loro racconta, parla del libro di Clearco di Soli. Ateneo dice che conteneva una spiegazione del meccanismo della scossa troppo complicato da ricordare. Cioè, uno dei personaggi dice che ha letto il libro di Clearco di Soli dove c'era la spiegazione del meccanismo, ma era troppo complicato e non lo ricordava, quindi purtroppo non sappiamo cosa diceva Clearco di Soli. Probabilmente c'era la prima teoria della scossa della torpedine. Dice anche che la scossa si trasmette a distanza, cioè la scossa della torpedine non si ha soltanto se uno tocca il pesce, ma anche attraverso un filo umido, l'acqua, una canna da pesca, un oggetto. Questo elemento della trasmissione a distanza è un elemento importante dal punto di vista culturale. Può tradurre? En las antiguas cenas, los banquetes que se llevaban a cabo antes, una de las reglas era llevar un libro pues, para poder hacer la socialización, y en uno de ellos tenía dice que finalmente para poder acceder al pez, al pez, pues no es de forma directa, sino con una carga, con algo que intervenga la distancia entre él y el pez. También la red del pescador, la red del... Sì. Cicerone riprende la stessa cosa, ma c'è un poeta del primo secondo secolo dopo Cristo, Oppiano, che scrive gli Aleutica. Aleutica è un trattato sulla caccia e sulla pesca, e in cui parla della torpedine e dice che la capacità della torpedine di produrre la scossa non è in tutto il corpo, ma solo in due parti, che chiama lagones, fianchi, e che hanno la forma delle spole del telaio. Il telaio è per produrre i tessuti, le spole. Telaio, sì. Le spole, quelle che si... dal tipo di osservazione... Sembra che Oppiano ha studiato davvero, l'ha osservata direttamente, perché è vero che hanno la forma un po' di spole. Di... Sta dicendo che Cicerone studiò direttamente il pez torpedo e dice
dice que este pez tiene esas características únicamente en dos partes del tejido. Entonces lo último que acaba de decir es que finalmente lo estudió de cerca y que en estas dos partes lo evidencia. E c'è nella poesia un bellissimo testo, nella poesia di, non so se, qui non la, non la questa è la poesia, una traduzione in italiano antico difficile da capire, ma la cosa bella è che per far capire l'effetto della torpedine, quando la torpedine è molto forte l'effetto, uno se prende per esempio la scossa nel piede non riesce più a camminare e allora è come nell'incubo quando uno sogna di voler correre lontano inseguito da un pericolo e non riesce a camminare. Ve lo leggo in italiano, è una similitudine derivata da Omero. È come quando nei notturni incubi di un sogno un uomo in preda al terrore vorrebbe fuggire e il suo cuore si slancia ma per quanto si possa sforzare una specie di saldo ceppo ne blocca le ginocchia, pur agognanti la fuga, così un ceffato ceppo la torpedine pone in opera a danno dei pesci. Ceppo vuol dire due pezzi di legno che bloccano. Se vuole tradurre. Con l'effetto del torpedo è che paralizza, puoi fare la comparazione di quando uno sueña che tiene un peligro, però non può correre. Il corpo non si muove, non reacciona, anche se tenga l'intenzione. Ok. Oh, dite quando volete riposarvi un poco. Io non mi stanco a parlare. Allora, quando sono. Allora, a Minneapolis c'è una straordinaria biblioteca. Questa è una delle fortune di questa ricerca. Earl Bakken, un ingegnere americano, è il primo a costruire i pacemaker. È diventato ricchissimo, quel pacemaker, e a un certo punto gli chiedevano di raccontare come aveva scoperto, inventato il pacemaker. Ok, pacemaker è il piccolo device che fa battere il cuore. Com'è? Marca basso, sì, del cuore, sì. A un certo punto ha voluto studiare la storia dell'elettricità animale, così. Solo che essendo ricchissimo ha mandato in giro per il mondo, cos'è questo? Cos'è? Oh. No, non devo chiudere. Sono... No, chiudi, questo mi fa. Scusate? No. Vediamo un po', cos'è? No. La batteria è scarica, ma non c'è elettricità qui. Non c'è elettricità qui? Non è elettricità? Tutti i libri possibili, tutti i manoscritti. È stata una delle fortune. La vediamo, sì. Aspettate. Va o non va ora? Ok. Questi sono testi degli aleuti. Oh. Ah, sì. Sono testi antichi, manoscritti degli aleutica di Oppiano, che sono alla biblioteca della. Allora, il problema. Ora, uno dei temi fondamentali per cui lo studio dei pesci elettrici e della torpedine è importante per la cultura occidentale è il fatto che la torpedine è uno degli animali la cui capacità viene invocata in alcuni secoli come dimostrazione della verità della magia. Cioè, non c'è possibilità di spiegare, non c'è nessuna spiegazione scientifica prima della scoperta dell'elettricità di questa straordinaria capacità della torpedine. E non solo, questo effetto si trasmette a distanza. Allora, i maghi, le persone interessate alla cultura magica, e c'è un grande interesse nel Rinascimento, dicono che la dimostrazione che la magia è reale, non è una pura simulazione, viene dalla torpedine, perché la torpedine riesce a provocare un effetto che è inspiegabile,
E non solo, ma si trasmette a distanza. Il maleficio, l'azione magica, si trasmette a distanza. Il mago vuol fare un maleficio, una fattura, non so come si dice in spagnolo. Lo trasmette a distanza. Allora, questo qui è il primo a dirlo in modo, diciamo, scientifico in qualche modo, è Plinio il Vecchio. Plinio il Vecchio è l'autore della Storia Naturale, che è un libro enorme, fatto di una molteplicità di libri, e dice che la torpedine e la remora, che è un altro pesce, sono la dimostrazione dei grandi poteri della natura. Guarda, se lei può leggere, racconti e poi legga quella frase. Oppure legga prima quella frase. Sì, sì. También habita. La cual, no sé qué cosa es Benque. Benque, a pesar de ser tocada, nonostante. Toccata vuol dire, ma questo è, sia con la lancia. Con la verga, il bastone di ferro, bastone. Intorpescere. Faccio. E ogni piede. Anche il piede è più veloce. Ah, ok, il piede. Il piede. Piede veloce Achille. Allora, la torpedine sarà ritenuta la dimostrazione della validità della magia, e insieme con la remora. Solo che, aspettate, la remora è un piccolo pesce che, secondo la leggenda, quando si attacca alle navi ne blocca il cammino. Ma questo è tutto completamente falso. Non so se in spagnolo remora, come in italiano, vuol dire rallentare. Mora vuol dire rallentare, fare più lento. Comunque, questa è una leggenda, che le remore avrebbero bloccato la barca di Antonio nella battaglia di Azio. È una totale leggenda, solo che Plinio la crede, ma questo è falso. La torpedine invece è una leggenda vera, e questo sarà un problema grosso, perché quando Galileo, insomma, nascerà la scienza moderna, gli scienziati seguaci di Galileo dovranno dimostrare come fa la torpedine a produrre il suo effetto. Non si sa ancora bene dell'elettricità ed è veramente difficile. Sembra che i maghi hanno ragione, esiste la forza sconosciuta, la forza magica, diciamo. No, la falsa leggenda è il pesce remora. Una barca, una nave. Non è vera. Quello che è vero è che le barche stanno in mare, si formano concrezioni, calcare, e i pesci aderiscono. La remora si attacca al... E quindi può rallentare, se ci sono molte remore, un effetto meccanico, ma è insignificante. Però di lì nasce questa leggenda. Galeno, che è il grande medico greco che vive a Roma nel secondo secolo avanti Cristo, ed è l'autore della teoria degli umori,
Avete mai sentito parlare della teoria degli umori? La teoria è che la fisiologia di Galeno è basata sui quattro umori, che sono il sangue, la bile, il flegma e... la bile secca. I quattro umori, le quattro qualità, freddo, caldo, umido, bagnato, secco, le quattro età della vita, eccetera. Allora, e la bile, sì. Cerca una spiegazione della torpedine. Lui sa che la torpedine dà la scossa e, non avendo una spiegazione, pensa che sia dovuto a un effetto del freddo. Perché quando si congela un braccio, un nervo, si sente un intorpidimento, si sente come le formicas, le formicas. Ieri ho visto a Usaquén una signora che vedeva le formicas culones. Perciò conosco formicas. E quindi pensa che sia una virtù, una forza fredda, fria. Ora, è possibile che sia stata un'idea vera di Galeno, ma è anche possibile che questa idea del freddo venga da un problema linguistico. Il termine per dire che la torpedine fa contrarre il muscolo, rende il muscolo contratto, in greco è pegnumenon, quel termine lì. Ora, pegnomenon vuol dire contratto e vuol dire, viene usato anche per congelato, solidificato. Può darsi che da questa ambiguità del termine sia nata l'idea della virtù fredda, della virtù fredda. Capito? Allora, qualcuno dice che la torpedine blocca la piede perché fa contrarre il muscolo. Ora, il termine del muscolo contratto è pegnumenon, che vuol dire contratto, ma vuol dire anche solidificato, congelato. Qualcuno che ha tradotto, ha ripreso questo termine, lo ha trasformato in congelato, e probabilmente questa è una delle possibili ragioni della nascita dell'idea del veleno freddo. Una forza fia. Allora, lo mismo termine aveva dos significati. Sì, può darsi, sì. Devo dire che sono stato io a capire questo, con il poco greco che conoscevo. Sono stato aiutato da amici che conoscevano il greco perfettamente, ma... Ok. Ora, tutto questo è un po' speculazione così, giusta, perché non si può rimproverare Galeno di non conoscere la fisiologia moderna. Però ci sono... due, diciamo, studiosi antichi che veramente in qualche modo precorrono i tempi. Utilizzano la torpedine per qualcosa che è valido scientificamente. E sono Scribonio Largo, un medico dell'epoca dell'imperatore Tiberio, e Dioscoride di Anazarba, Anazarba mi pare che sia in Turchia, un medico, uno scienziato, diciamo, un dotto del periodo ellenistico del secondo secolo d.C., che ha scritto questo Periules Iatriques, un trattato sulla terapia, sui metodi della cura, tradotto come materia medica. Il Dioscoride è stato un trattato che dal secondo secolo è rimasto fino all'epoca moderna quasi, perché era una serie di prescrizioni mediche. Può tradurre?
Oppure aspetti un attimo, andiamo alla prossima. Parlo di cosa diceva Scribonio. Allora, Scribonio Largo, medico del periodo di Tiberio, scrive una serie di prescrizioni, compositiones mediche, e usa la torpedine per il mal di testa e per il male al piede. E usa la torpedine nigra. Ora, le torpedine sono così piccole, danno una scossa di 50 volt circa, che non è terribile, insomma, non è, uno non soffre moltissimo. Ma ci sono le torpedine nigre, le torpedo nobiliana si chiama, che è quasi molto più grande e dà la scossa di 400 volt. Una di queste torpedine può veramente far male, può anche uccidere un uomo. Soprattutto i pesci elettrici uccidono, soprattutto come diceva von Humboldt, fanno perdere la coscienza e uno annega, affocato. Allora, ecco le due prescrizioni. Nel mal di testa, se vuole tradurre in spagnolo direttamente. Il medico, sì. Il medico Scribonio Largo studiò il pez torpedo con dos males principales, il mal de cabeza y el mal de pie. Pregresso antico, a pesar che è stato antico e insopportabile, che è del lungo tempo. No, se io ho un mal di testa da tanto tempo, guarisce anche il mal di testa cronico, diciamo. Ah, sì. Guarito, vinto, viene scompare, viene distrutto. Il mal di testa scompare. La guarigione, quando il medico fa scomparire, guarire. Sanato, sì. E risolto. Sì, sì. Hasta che il dolore scompaia il dolore e deve scomparire, desaparecer il dolore e apparecer la torpore, la formigas, ok, dice che bisogna preparare diverse torpedini, non basta una sola. Poi nella podagra vuol dire male al piede. Ci sono due forme di podagra, lui, di male al piede. Entrambe le forme. Sì, soppago il piede. Nigra, perché questo è più grande, quella grande, sì. 50 e questa tiene 400. Sì. E dice che le formicas fino al ginocchio devono arrivare per togliere bene. E dice che così è stato sanato Antero, liberto di Tiberio Cesare. Questa terapia è stata buona. Questa è una elettroterapia antelittera. Ancora viene usata l'elettrostimolazione per il dolore. Sapete che anch'io ho sofferto, ho avuto questo trattamento. Allora, e Dioscoride di Anazarba, che è l'altro medico un secolo più tardi, dice che la torpedine marina, narchetalassia, la torpedine mare, applicata nella zona della testa per il dolore prolungato, toglie il dolore, allevia vuol dire diminuisce il dolore. E poi aggiunge un'altra cosa,
e riporta dentro il retto estroflesso. E il retto è il culo. L'intestino che esce dal sedere, dall'ano, sì. E la, come si dice, la, oddio, l'estroflessione, no, c'è un termine più medico, diciamo, l'ernia della. Se uno applica, utilizzava per contro l'estroflessione dell'intestino dall'ano. Viene usata. In teoria anche questo, perché provoca contrazione e permette, in teoria, molto in teoria. Comunque, lui non nomina però il male al piede, vedete? Comunque, queste sono le due uniche menzioni antiche che hanno un valore possibile, valore scientifico, che potrebbero essere, sono confermate dalla scienza moderna. Galeno ripete gli esperimenti di questi esperimenti sul retto, sull'ano, e dice che non ha effetto, però ha effetto sul mal di testa. Secondo Galeno, Dioscoride si sbaglia a dire che riduce il prolasso, questo è il termine, in italiano il prolasso del retto. Non so come si dice, esiste il prolasso letto, prolasso dell'utero, prolasso così. Quindi va bene. Comunque è bene che ora accenno, parliamo di questo e poi facciamo un po' di riposo. Allora, questa, dal punto di vista, diciamo, della cultura generale, questo è l'aspetto più importante del rapporto tra la scienza e la cultura. Allora, Galeno e altri suoi seguaci, proprio perché la proprietà della torpedine non è spiegabile con la scienza dell'epoca, intanto dice che è una dynamis, cioè una forza, un potere, e non un corpuscolo che produce, perché altri studiosi dicevano che l'azione della torpedine è dovuta alla emissione di corpuscoli. Invece per Galeno è una forza che si trasmette. Ma la cosa importante è che, siccome è inspiegabile con la scienza del tempo, dice il fatto che è inspiegabile non significa che non esiste. Noi dobbiamo semplicemente dire che questa è una forza che esiste come altre forze e capacità, ma che le dobbiamo classificare, descrivere e non cercare spiegazione. E utilizza il termine, lui e i suoi allievi utilizzano il termine idiotites arretoi, cioè proprietà non definibili, di cui non si può dire. Questo termine viene tradotto a un certo punto come qualitates occulte. Occulte nel senso che non si possono capire, ma qualitates occulte col tempo diventa un'espressione della magia. Tutta la magia è una qualità occulta, una forza. Se può tradurre questo e poi ci riposiamo. No, lui non dice che è una qualità magica. Galeno non dice che è una qualità magica. Lui dice che è una qualità che non si può spiegare. Che non si può nominare. Che non si può nominare nel senso che non si può spiegare con la parola. Però lui non dice che è magica. Diventa poi, l'espressione tradotta come qualità adesso occulte, diventa la qualità, viene interpretata come qualità magica. I maghi dicono... Inesplicabile, però il termine arretoi, R vuol dire parlare, reor, e quindi, e questa è una delle basi di questa. E tenete conto che quando Newton sviluppa la forza di gravità,
dice la forza di gravità è una forza che non si può spiegare, è la stessa cosa. È inutile tentare spiegazioni, se si tendono spiegazioni si fanno soltanto cose assurde, perché non abbiamo nessuna possibilità di spiegarla. È bene dire che la proprietà è descriverla, in qualche modo, è lo stesso tipo di ragionamento. La scienza si ferma dove non può arrivare ai meccanismi, però descrive propriamente. Ok? Ci fermiamo un pochino ora?